giorno, della stessa tipologia dei rossetti, faccio i top e flop del mascara del periodo. Ne ho aperti un pochino, cosa che di solito non faccio. Ma siccome non riesco mai a trovare in questo periodo un mascara che mi piaccia molto, allora ho deciso di farlo. Allora, iniziamo dai flop più flop più flop più flop, che non si può. Boccio questo Big Multiplied di Avon Volume Mascara. È nuovo, è uscito una campagna fa, due campagne fa. Si presenta con lo scovolone così, non fa assolutissimamente niente. È un mascara secco, cioè proprio secco, lo vedete? Secco, secco, cioè sembra che non ci sia. Cioè, io continuo a girare la spazzola, esce un po' di prodotto in punta, ma tutta la brosse, cioè lo scovolino centralmente, non si impregna. Che cosa dobbiamo fare non si sa. Avon, quando fa uscire i mascara nuovi, non si sa perché li toppa da almeno 3 anni a questa parte. Quindi non lo comprate, se lo vedete, non volumizza, non incurva. Ammappa un po' le ciglia e fa alquanto cacare. Poi boccio il Kat Von D, l'Immortal Lush. Questo non si sa cosa dovrebbe fare, a parte che fa un male cane, perché ha questo scovolino fatto così, che è duro, ma duro, ma duro, che quando ti prendi le ciglia dentro, se non stai attenta e poco poco avvicini troppo lo scovolino alla radice delle ciglia, inizia a piangere dal dolore. Non volumizza, non incurva, non allunga. Mi chiedo un po', Kat Von D, che cosa stavi pensando a sta roba Immortach 2. Ecco, vabbè. Poi, della Young Blood, l'Ultra Juice Lashes Mineral Lengthening Mascara. Ma anche questo, cioè, si presenta così. Lo sto usando da quando mi è andato al Cosmoprof. Non fa assolutissimamente niente. Colora solo le ciglia, quindi non allunga, non volumizza, non incurva, non fa una cippa mizzga. Questo Kiko di qualche edizione fa, edizione limitata, forse Natale scorso, il Divine Reflection Volume Mascara 01. Questo non è, è un grigio sostanzialmente. Si presenta così, con lo scovolino fatto un po' curvo. Sì, un po' curvo qua all'interno, non so se vedete, fa così. Anche questo fa un po' da buttare, sta arrivando, ce l'ho aperto da 5-6 mesi. Non fa niente, volume no, non c'è. Non colora neanche tanto le ciglia perché essendo un grigio, ma cosa potevo pretendere? Nine, bocciatissimo. Poi passiamo alla categoria Ni. Ni per me è l'Hypnose Drama di Lancôme, che è È stato un pensierino di Astrid con lo scovolino fatto così, un po' strano. Sulle mie ciglia, ripeto che sono poche, incurvate, chiare. Le infoltisce un pochino, ma non dà nessun effetto wow. Quindi per me è un ni. Per me è un ni anche Astra, il Wonder Lash Mascara effetto ciglia finte. Non è totalmente male perché del volume lo dà con questo scovolone. Ha una formula abbastanza liquida, quindi non fa grumi, però anche questo non ha l'effetto wow. Cioè, sì, le volumizza un pochino, ma sulle mie ciglia non ha quell'effetto wow. È un nip perché è un po'. Aiuto! È un bel nero per il prezzo che ha. Se magari avete delle ciglia come Simona 7, che sono. Tante, lunga di natura, questo potrebbe esservi di aiuto a definirle, a volumizzarle ancora un po' di più, ma sono ciglia come le mie, ni. Mi aspettavo molto da questo mascara, ma lo metto nei ni solo perché mi piace la marca Maybelline. È Lash Sensational, ci devo lavorare parecchio per ottenere un risultato abbastanza decente. Si presenta così. A parte che rilascia un sacco di prodotto sullo scovolino e devi ogni volta andarlo a pulire, volumizza abbastanza ma non le incurva, quindi mi fa il doppio effetto a tettoia questo. Quindi lo metto nei ni perché secondo me per chi non ha le ciglia a tettoia come le mie, io uso anche il curva ciglia, l'incurvatura, so come si dice, il curva ciglia, l'incurva ciglia, je sais pas. Le recourbe aux cils, voilà, c'est plus simple.
No, le volumizza ma non le allunga e non me le incurva, quindi non lo ricomprerò. Per me è un ni perché comunque è un bel nero. Per me è un ni il Marc Jacobs Velvet Noir Major Volume Mascara. 30 euro di mascara qui, però o volevo provare, ma questo dovrebbe essere quello nuovo che è uscito. Se esci dalla confezione vabbè che ti vergogni perché se ne è ni. Però devi uscire, figlio mio, dalla confezione. Ma si vergogna. E dai, ci posso credere. Si presenta così, il pack molto bello, molto elegante, tutto così, fatto così. Fatto come qui, esagonale, via. Neanche. Vabbè, si presenta così. Questo è lo scovolone. Il profumo mi piace molto, volumizza, ma non le allunga. Quindi, per chi come me le ha corte, ha bisogno anche di un effetto un po' più lavorandoci con 2, 3, 4 passate, allora un pochino esce all'infuori della, non so come spiegarlo, un pochino esce a tirarle leggermente su, far sì che non siano giù come questo, di adesso. Infatti qua adesso ho usato questo. Quindi vedete, vediamo se mi avvicino. Vedete? Cioè, le volumizza ma non le incurva, quindi per me è un po', vedete, un po' inutile. Vabbè. Anyway, quindi le volumizza ma non le incurva. Però più mettete passate, più tende a fare grumoli. Ovviamente perché non è liquido come formula, è abbastanza spessa. Ce l'ho aperto da un mese e qualcosa. Per me è un ni, soprattutto per il prezzo che l'ho pagato. Mi aspettavo qualcosa di wow, invece è un nero, volumizza, ma non incurva, non allunga, non cioè, le mette lì a mappazzone. Mentre top. Top è l'Essence Lash Princess False Lashes Effect Mascara nella tonalità veicolo verde. Mi era già piaciuto quell'arancione. Sì, arancione rosso. Questo è lo scovolino. Questo me le riempie bene, cioè me le volumizza, me le incurva bene, cioè proprio me le allunga tantissimo e me le apre. Cioè, quando pettinate la ciglia si apre proprio a ventaglio e quindi non fa il mappazzone. E mappazzone non tende a unificarle, cosa che magari questo può fare. E quindi io lo amo proprio, lo amo. Quando metto questo, voi lo vedete anche su Snapchat, quando io filmo, che vedete quelle ciglia un po' lunghine, è questo qua che ho su. Quando non vedete niente, perché c'ho qualcos'altro. Quindi questo qua molto molto buono, lo ricomprerei sicuramente. Sì, per me è un top per il prezzo che ha. Poi c'è, cioè, meglio questo che questo, ok? Per questo si faccia 3-4 passate, non lascia agrumi, ve li ripeto, ve le allunga, ve le separa proprio bene a ventaglio, non fa ragnetto, cosa che io odio. Per il prezzo che ha, questo è ottimo. Poi ovviamente vi riconfermo l'Avril, che adesso dovrò cestinare, poverino, perché è arrivato lo mascara di Avril. Anche questo vi faccio vedere, ha uno scovolone così, volumizza tantissimo, me le incurva e me le allunga. Io per incurvare non intendo così, per incurvare intendo che anche se non dovessi usare il piegaciglia, ecco il piegaciglia mi è venuto, quando lo metto non me le lascia giù a tettoia come sono le mie naturalmente. Quindi mi aiuta a metterle un po' su. Praticamente quando io dico incurvare vuol dire che escono dalla riga di eyeliner, ecco, così. Il che già per me sembra una bella incurvatura, non pretendo una cosa attaccatissima qua, però insomma questo ci siamo spiegate, mi piace molto. Questo mi piace anche della Pump It Up Volume Mascara. Curl, volume curl mascara della Kiko, edizione Idol. Si presenta così, con lo scovolino fatto così.
La puntina dello scovolino mi piace tantissimo perché mi permette di andare a prendere le ciglia, quelle più esterne, più cazzute, quelle che ho io. Mi piace molto perché appunto le incurva e le volumizza abbastanza. Di questo mascara mi è piaciuto quasi subito, ve l'avevo messo anche su Instagram dicendovi prendetelo perché è un buon mascara per chi ha le ciglia sfigate, ripeto, per chi ha già come madre natura gli ha dato queste belle ciglia come Simona 7, che io sono invidiosa delle sue ciglia. Secondo me buona parte dei mascara l'aiutano perché ha già di natura una base, ma chi come me ha stile Giuliana è ancora peggio. Make Up Delight, ecco. Poi, Extra Sculpt volume di Kiko. Questo per me è un top, anche questo. A parte il pack che mi fa impazzire. Lo scovolino ha clessidra, quindi quando lo passate, le due estremità prende bene le ciglia interne ed esterne. Quindi quando lo passate così, vi fa proprio un bel effetto. Vi prende bene 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 subito, la prima passata le ciglia. Poi state lì a ripassare, volumizza e me le incurva anche un pochino. Quindi secondo me è un buon prodotto. Se dovessi scegliere tra questo e questo, scelgo questo o questo. Detto tutto, gli altri sono dei nì. Ecco, qui dopo un po' di casino, caciara, ce l'abbiamo fatta. Questo era il mio top e flop mascara del periodo. Al prossimo video, ciao!